Ehi là ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qua su Cyberpunk 2077. Allora, prima di andare a cercare sto tizio, io direi di dare un'occhiata alle creazioni. Non ci capisco niente ancora, granché, però le munizioni per il fucile le vorrei fare. Fucile, ovviamente parliamo di questo perché abbiamo visto che è molto buono. Abbiamo 50 colpi, quindi voglio fare proiettili per sto fucile qua, perché mi trovo molto molto bene. Quindi ne abbiamo 50, io adesso faccio, vediamo se ci azzecco. Sono loro le munizioni? No. No, ah no, perché questo è un fucile di precisione, vero? Fucile da cecchino, eccole qua. Vediamo. Ci ho azzeccato, bene. Allora, facciamo quindi un po' di munizioni per il fucile da cecchino perché naturalmente mi trovo bene, quindi facciamo un po' di colpi, una quarantina, almeno per finire sta missione. Va bene così, abbiamo un po' di proiettili in più. Allora, diceva che c'è una saracinesca, quindi che cacchio è sta roba? Ok. Ok, ora va al cinema su al secondo piano. Ma tutta sta roba che cacchio è? Granata? Pacchetto delle sigarette, istruzioni. Ma c'è di tutto qua, ma non ci capisco mai niente di quello che prendo. Figurati se non sarà ben. Siamo preparati di conseguenza. Che cosa succede? Stai per avere compagnia, scansionala subito. Matilde? Porca miseria, Matilde Duraje! No, questo è difficilissimo. Beh, tanto la devo abbattere lo stesso. E 9,55. Adesso è più debole. Pericolosa, eh? Deve avere un punto debole. Nessuno di loro avrebbe mai ucciso tanti del mio branco. Vediamo un po', c'è se prova. Non. La vedo brutta, raga. Io la vedo molto brutta. Cacchio. 3 ore per ricaricare, ah! Eh? Ma dai, l'ho mancato da 1 centimetro! Siamo nella merda! No, cioè, non mi posso manco far colpire! La Sid, che sta succedendo? Il porco cerca di entrare, ti concentrati, ci penso io. Tacci sua! Non lo tratterò. Stessa sottorete dell'alfa degli Animals. Eliminala. Ci provo. Dai, come puoi mancarla? Non è facile senza mirare alla testa. Meno male che è un po' scema. Gira, la scansala. Che ne ha avuto abbastanza. Madonna. Mamma mia, che era tosta. I suoi dati, capito? Ya. Prima dovrai far. Placid? Ah, Geralo, non puoi salvare ora. Oh. Che miseria, Geralo, banane che lo aggro. Il collegamento
collegamento è saltato. Tutto sotto controllo. Cioè... E con chi cazzo? Connettiti alla gente. Sì, mi sto collegando al nostro amico. Con un pugno in faccia mi ci collego, guarda. Ma quel fucile micidiale, a un colpo la gente ha fatto una brutta fine. Cos'è sta roba? Ancora vivo è? Cosa cacchio è successo? Mi sa che mi sveglierò in un brutto, in brutto posto. Che cacchio succede? Ehi, V, tutto bene? Una meraviglia. Oh, cos'è successo? Tu che dici? I voodoo hanno giocato sporco, ti hanno fregato. Te pareva. Ti hanno usato come un drone kamikaze. Sarà il premio per averli aiutati. Se fosse stata la Netwatch, Flatline Army, i voodoo potrebbero non sapere che sono vivo. Allora Placid si illuminerà come un albero di Natale nel vederti tornare. Forza, torniamo al Bettis e chiudiamo questa storia. Bastardo, spero gli piacciano le sorprese. Eccola là. Beh, mi sa che non c'era molta altra strada. Mi sa che non c'era molta altra strada comunque. Messaggi. Roba che non si capisce. Abbiamo trovato un bullo. Cacchio serve, non lo so. Questa porta perché non si può aprire? Ok, c'è una porta che non si può aprire. E quindi se non si apre ci deve essere qualcosa di buono. Immagino. Anche se a dire la verità da qui non vedo nulla di che. No, mi sa che non c'è niente. Ok. Kit medico. Sì, ma io non me fido, meglio essere pronti. Meglio essere pronti a tutte le evenienze. Vuoi parlare con Placid? È questo che vuoi? Mi pare. Perché posso portarti da lui? Fammi strada. Rotri. Dite che non ci muoio? Beh, comunque bisogna arrivare a Placid. Pensavo che eri morto. Che cazzo è successo? Abbiamo perso il collegamento, non erano i piani. Io ho visto azzerare degli agenti. E non dirmi che non sapevi che cosa stava succedendo. Non puoi negare quello che ho visto. Se entri in una zona di guerra, vieni colpito. Semplice. Dovevo liberare la mia gente. Sono importanti per me. Abbiamo cercato di salvare anche te, ma Mosley era più forte del previsto. Vabbè, insomma, fammi parlare con sta Brigitte, va, è inutile litigare qua tutta la giornata. Brigitte, voglio parlare con lei. Per ora parli con me. Ancora? Ho fatto il lavoro al gym, l'accordo era quello. Io e te abbiamo finito. Ah sì, andiamo di sotto. Non finisce qui, Netwatch tornerà. Non vorrai portarlo nella cripta? È un ragnon, niente di speciale. Hai visto le scansioni? Le ho viste. Soti cognia, fai tutto mon soti. Tu devi essere Brigitte. Non è facile trovarti. Hai qualcosa per me? Tu sei del biochip, vero?
Sì, dobbiamo controllare in che stato è. Che hai visto nelle mie scansioni? Di sicuro più di Placid. Hai riconosciuto il biochip perché lo stavi già cercando. Dobbiamo esaminarti. Se sei sopravvissuto nel gym, lo devi al chip. Di nuovo? Io e Placid non siamo sempre d'accordo. Non mi piace non sapere le cose. E ti giuro, se sento ancora mormorare stronzate. A proposito, che cazzo vuol dire Ranion? Straniero? Spiegherò tutto, ma prima dobbiamo verificare se il biochip è in buone condizioni. Se sì, ti offriremo il giusto prezzo. È tutto vostro. Voglio togliermelo dalla testa il prima possibile. Oh. Mi ha dato solo problemi fin dal Compeki. Non ho ancora trovato nessuno capace di tirarlo fuori senza incasinarmi il cervello. Hai commissionato tu il furto, quindi ho pensato che ne sapessi qualcosa. Per forza. Come fai a saperlo? Come ci hai trovato? Senti, potete aiutarmi o no? Sì, certo, ma non qui. Andiamo nella cripta. Lì ci darai accesso al chip. Quando avremo i dati che ci servono, vedremo di aiutarti. Immagino. Allora, dopo di te. Questo posto deve piacervi parecchio. Ma in verità, non date l'impressione di essere molto religiosi. Abbiamo lasciato i nostri dei ad Haiti. Qui siamo forti anche senza di loro. Di qua. Pensavo di andare di là. Come mai Placid non sapeva del biochip? Non l'ha riconosciuto nelle scansioni. Pochi dei nostri sanno del Compeki. Ma Placid, lui è... un bet de bat. Qualcosa di strano, qualcosa di poco da buono, Mizzica. Questa è una cripta? Se me ci chiudono qua... Tra poco lo vedrai. I Watcher non hanno notato il biochip dentro di te. Strano. Non gliel'ha permesso. Bene, complicherebbe il nostro lavoro. È un ex tunnel della metro? No, fa parte del sistema Maglev intercontinentale. Collegava tutti gli stati. Dopo la guerra è collassato, come la rete. Via courant. Ah, che bello. Mi devo sedere di nuovo in una sedia. Boh. Ti mandiamo nel cyberspazio. È il posto migliore per farti interagire con il costrutto. Ah. Ok, aspetta. Prima voglio sapere perché vi serve Silverhand. Vogliamo contattare Alt Cunningham. Sappiamo che lei e Silverhand erano in... Alt? Il relic a cui la Rasaka teneva tanto è la nostra unica pista. Alt Cunningham, l'ho sentita nominare. Oh, dove? E da chi? Da Johnny. Ma non mi ha detto molto. Johnny? Ok, V, è meglio se glielo dici. Dirle cosa? Beh, di noi. Il costrutto è attivo. Io e Johnny ci raccontiamo qualche stronzata ogni tanto. Controlleremo anche questo. Pensi che abbia le allucinazioni? Secondo te ho un amico immaginario? Si sa poco di come un engramma possa esistere nella rete neurale di un umano. Beh, ti dico una cosa. Non è l'ideale per l'umano. Come pensate di contattare Alta? Cercheremo di isolare un frammento unico dell'engramma di Silverhand dal biochip. Alt lo riconoscerà. Se le è rimasta un po' di umanità dopo anni oltre il Blackwall, risponderà. Aspetta. Non avevi parlato di andare oltre il Blackwall? L'ho appena fatto. Direzione connected. Connection stable.
Oh, mi faccio un bel bagnetto fresco. Mi vogliono portare in sta... Mi vogliono portare in uno stato di semimorte, tipo. Ok. E ora... Johnny... Vai, plongi. E che cacchio? Brigitte nel mondo dei sogni. Però vi ricordate, sta scena è apparsa la prima volta che abbiamo visto Johnny. La prima volta quando... Oh no. Ah no, non eravamo noi. O eravamo noi. Vabbè, comunque è già successa una scena simile, va. Dove siamo? Questa è la nostra BBS, fortezza telematica. Ah, che bello, Matrix. Un ponte per la rete oscura. E ora? Che facciamo? Possiamo cominciare. È tutto pronto. Abbiamo potenziato il tuo collegamento alla rete neurale di Silverhand per prendere il frammento. Dobbiamo trovare i dati su Alt. Solo quelli. Ci vorrà soltanto... Brigitte! Cosa succede? Ci sto a capire niente! Sì, ho capito che Johnny si esibiva, l'ho capito. We'll never fade away! John! Che cazzo fai? Così non va, per niente! E poi? Che vuoi fare, eh? Trascini un corporativo sul palco, lo fai inginocchiare, lo cospargi di benzina e gli dai fuoco? Silverhand! Ehi! Siamo qui! Johnny! Johnny! Non è la sì, sono qui! Guarda che la sei, Gamberta! Johnny! Ma sono l'unico che ha una visione. Quindi se non ne hai una migliore, come ti ho già detto, vaffanculo. Cazzo. Il concerto, Kerry, o... Avevi detto che non saresti venuta. Se posso, evito. Ho cambiato idea, tesoro. Ma guardati, tutto teso e incazzato. Oh, adesso sappiamo chi è Alt. Deve avere 70 anni ora, dopo tutto sto tempo. Ai. Ok. Bene. Santo cielo. Siamo d'accordo. È un vero peccato, cazzo. Che c'è? Fumare dopo aver scopato non è abbastanza zen per te? Dobbiamo riscrivere l'arte della guerra? È finita, Johnny. Basta. Solo non volevo sparire senza dirti qualcosa. Su, allora. Dillo. A volte sai essere un vero bastardo, Johnny. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Mi rode il fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti,
Se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe un cazzo. Ma? È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai, tutto. Un'enorme menzogna. Tu non sei un rocker, Johnny. Ammettilo. Dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi «Morte all'Arasaka!» Ah, ho capito. Ti piace cambiare gli uomini, eh? Non sei la prima, credimi. Francamente, ho di meglio da fare. Speravo solo di farti capire che ti stai illudendo. Riguardo al farci qualcosa, quello spetta a te. Sei confuso? Levati. Mi sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Ma io pensavo... Non un'altra cazzo di parola, ok? Sta zitta. Per una volta. Sei senza speranza, cazzo. Non sai un cazzo di me. C'è solo questo tra noi. È questo che siamo. Ci ha litigato un po', mi sa, eh? Ehi, dove vai? Ho altro da fare. Silverhand! Ehi! Gran pezzo, Zoom! Dai, ti accompagno a casa. Voglio fare gentiluomo, ma giustamente dice, dopo che ha fatto lo stronzo con me... Booster, eh? Mi sa che qui c'è da fare a pugni. Mi sa che qua c'è da fare a pugni. Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker. Vaffanculo. Oh, hai un bel caratterino, eh? Vuoi fare a pugni? Lasciami andare! Lo so che sei qui! Johnny! È così che mi hanno ammazzato? È così che è morto Johnny? Perché tanto penso che non c'erano molte strade. Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Ah, se la sono rubata quindi a lei. Quindi a lei se la sono rubata. L'hanno sequestrata. Oh, ma quel gatto, raga, lo vedo un po' troppo spesso. Stesso colore, stesso gatto, pare che mi perseguita. Mi hanno sistemato per bene. Vabbè, sicuramente andavo a finire così. E non volevo finire così, scappando, correndo. Corri, no. Aspetta, no, non è vero. Ma io non, lui non è morto così. Lui è morto nella Arasaka. Lui poi è morto nella Arasaka dopo la bomba, certo. Ovviamente non può essere morto lì. Difatti. Non mi dire che è Vic. Ma quanto campa la gente qua? 200 anni? E rimane giovane? Su, è ora di alzarsi. Quanto tempo, Johnny Boy? Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? No, dov'è? Che anno era? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda, l'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Dice di chiamarsi Thompson. C'eri tu? Lì, a Watts. Dobbiamo parlare. Ok. Stai insieme con lo sputo, ma dovresti cavartela. Riposati un po'. Basta qualche ora. Fai assestare i punti. Ah. Johnny.
Vaffanculo, tanto non mi ascolti. Cosa hai visto? Non molto. Volevano lei. Di te non gliene fregava un cazzo. E tu? Mm. Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no, era una scheggia. Impianti del genere non li trovi dal rigattiere. Allora, cosa stai cercando? Vuoi una storia? Fresca per i Quotifax? È per questo che mi hai raccolto dal marciapiede? Nah, la mia storia ce l'avevo. Ma poi l'hanno infilata in un furgone e sono scappati. Tu... hai intenzione di fare qualcosa? Era la tua donna, no? Il rapimento di Alta è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. Hai idea del lavoro che fa? La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. Oh. Quindi? Quanti ce ne sono? No. L'unico collegamento che ha con l'Arasaka è che si scopa Johnny Silverhand. Ultimamente ha lavorato per l'ITS. Ha programmato un Black Ice da paura per loro. Una tipa da non sottovalutare. Alzati e bevi, faccio da solo, compà. L'Arasaka la vuole per sé. Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Oh. Ok, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un IA. Ti dice qualcosa? Ah, certo. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmato. Mm. Pensa all'Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocker? Ok, dimmi il resto mentre andiamo. Percepisco qualche dubbio. Una storia trita e ritrita. L'Arasaka ha voluto provocarmi. E c'è riuscita. Ok. Quindi stiamo comunque vivendo i ricordi di Johnny, ovviamente. Quindi, che vuoi fare? Vieni con me? Dove? All'Arasaka Tower. A riprendere Alt. Io e te da soli. Ti ha dato di volta il cervello. Dobbiamo prima sbrigarci. Passiamo dall'Atlantis. Ho qualche ciumoli. Ti aspetto in macchina. Non metterci tanto. No, no. Aspetterai quanto devi aspettare. Quindi, ma in che anno siamo? 2000, boh, ok. Dove cazzo è Rogue? Siediti. Non muoverti. Allora, 2013, dopo mezzanotte, ok, quindi siamo nel 2013. Fuori devo... dai piedi. Silverhand! Devo... Ho qui una cambiale con sul tuo autografo. Hai visto Rogue? È di sopra. Ma ho sentito che voi due non... Beh, hai sentito male. Ya. Yeah. Lo devo pagare a sto tizio? Non più. Ma che ora è, raga? Oh mamma, come vuole il tempo. Va bene, dai, ci fermiamo qua, raga. Spero che il gameplay vi sia piaciuto, la storia si fa sempre più intrigante, sempre più complessa. Mi raccomando, quindi, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, ci si becca presto, ragazzi, ciao, alla prossima!